Dove, da dove si comincia? Non si può esprimere con le parole, bisogna che io devo. Vediamo qua. Il nero, il profondo, il giallo. Così. Non si rappresenta, bisogna esserci dentro sta cosa. Si comincia così che sembra e poi si entra dentro in una situazione. Bianco. Emilio, aiutami! Dammi la tua mano, il tuo intelletto. Lo sai che io volevo proseguire nella tua opera, volevo. E tu invece non mi ascolti. Perché non vieni ad aiutarmi? Emilio! Sì, così. Emilio, aiutami. Sono qui, Bruno! Ma non hai fatto tutto quello che ti dicevo. Hai voluto seguire altre strade. Ricordi cosa ti dicevo? Segui i miei consigli e vedrai che avrai successo che meriti. Non deviare dalla via giusta. Il tuo vero talento. Dipingi come ti dicevo. Crea, crea. Tu devi essere l'opera d'arte. Io ti volevo lasciare. Maestro, proteggimi, sì, aiutami. Farò tutto quello che tu meriti. Comunque segui i miei consigli. Sì, lo farò. Va bene così. Bellissimo. Dagli più grinta! Dagli più grinta! Devi entrare dentro l'opera, dentro! L'anima ci metto dentro. Dentro! Ci voglio mettere dentro la pancia, le budella, quello che. Il mio interiore che ho dentro qui deve entrare in quest'opera. Perché non è più una rappresentazione, ma. E fa parte di me. Allora ci voglio mettere dentro tutto. Hai capito? Non è. Perché la pittura poi non è una rappresentazione, è vita. Certo. È vita. Certo. Quindi questo è il mio autoritratto. È il mio autoritratto. Qualcosa. Qualcosa. Così. Ricorda che l'arte e la vita è uno. Uno. Sì, così. Dove sono? Cosa ho fatto? Maestro.
dove sei? Il male, il bene, ma noi di che cosa siamo fatti? Di bene, di male? Noi siamo una cosa dove abbiamo il bene e il male. Il male è anche dentro di noi, anche se innocente, anche se involontario, però siamo fatti di questo. E allora lo dobbiamo motivare noi. Ecco, la sofferenza. Questo nero. Questo giallo, melmoso. Tanto per metterci un 2, 3, dipingere con 5 pennelli insieme. Quarzo, cinque. A due mani. Permesso. Oh, carissimo. Ma come stai? Ti vedo sempre che stai lavorando. Ah, io devo lavorare perché è un'esigenza interiore. Non posso. Beh, voi artisti avete tante. Poi quando mi devo divertire con attorno alla mia pittura, la amatissima informale, sai, io del 58 facevo l'informale. Ma io mi ricordo che proprio alla fine degli anni 50, che ero un ragazzo allora, che tu eri a Torino, se non erro, sì, e venni nella tua galleria e vidi delle cose meravigliose. Io adesso passavo da qui e la macchina, si vede che sentiva, tirava verso qua. Allora dico, vado a vedere cosa ha fatto. C'è una trazione. E tu sai che adesso stiamo facendo, e ti voglio proprio, una bella mostra, è un premio. Da farla vedere. Senti, io ho visto che tu stai dipingendo delle belle cose. Informale. Ma soprattutto visto che sei tornato a un informale, ma non un informale molto materico, un informale alla vedova, cioè queste pennellate, questa gestualità che lui aveva. Però vedo che tu stai seguendo, non dico che lo stai imitando, che non è la parola giusta, però stai seguendo i suoi consigli. Sì. Ti voglio fare una domanda. Io quando sono entrato qui ti ho visto che stavi sonnecchiando. Sì, e a un certo punto hai detto, Emilio, va bene così, ma cosa sognavi? Sognavo Emilio, vedova. Ah, sognavi lui? Sì, ecco, sognavo lui perché e lui mi è apparso in sogno, mi ha sgridato anche. E ha fatto anche bene, perché tu perché delle volte... Mi ho lasciato, anzi cosa mi ha detto? Mi ha detto una cosa che mi è rimasta, mi ha fatto venire i brividi, perché ha aperto una porta, dietro la porta c'era una gran luce. E io dice guarda, lui mi fa guarda, e io sono andato, ho aperto questa porta dietro una luce, c'erano dei quadri bellissimi dentro, ho detto io, che belli, ma di chi sono? Chi? E lui mi fa, sono i tuoi quadri, quelli che tu non hai fatto. Giuliano, ti ringrazio. Ma io ringrazio te perché effettivamente ogni volta che vengo nel tuo studio già mi ricordi 58, ero 20 anni, avevo allora a Torino, ma soprattutto vedo in te il vero artista. Come hai fatto a fare quei quadri che sono dei piccoli capolavori? Guarda, so, una follia. Comunque, complimenti perché i quadri sono belli, che siano per un sogno, una follia, non importa, l'importante è il risultato. Bravo, bravo. Complimenti. Questo è il sogno della mia vita.